In questo video il tema, il focus è quello delle strutture di assistenza per anziani e dell'assistenza domiciliare per anziani. Come dopo potrete vedere, l'argomento è molto complesso. Con questo video l'intento è quello di fare una fotografia di questo settore per capire meglio il quadro generale di cui si parla. Ma prima di entrare nel vivo di questo video faccio una premessa facendo alcuni dati. In tutti i paesi sviluppati occidentali l'aspettativa di vita aumenta. Nel 2050 la popolazione italiana con almeno 80 anni sarà di 7,9 milioni, più 3,7 milioni rispetto al 2017. L'Italia è il paese con la popolazione più anziana insieme al Giappone e alla Germania. La silver economy, detta anche economia d'argento, è l'economia che si basa sulla parte più anziana oltre i 65 anni della popolazione. Con l'incremento della domanda di cura si muove di conseguenza il business privato nell'assistenza agli anziani, con società private, cooperative, organizzazioni no profit, agenzie interinali che offrono pacchetti completi per risolvere pratiche burocratiche e assistenziali. Tutto questo con una conseguenza, con costi importanti che vanno a finire a carico delle famiglie. Detto questo, passo a spiegare l'assistenza anziani, le strutture di assistenza per anziani. Qui ho preso due articoli del Guardian, un quotidiano inglese, due articoli che sono stati pubblicati nel mese di aprile. Gli articoli sono questi, li faccio vedere brevemente, dopo nella descrizione del video metto i link. Gli articoli sono questi e c'è scritto che in Gran Bretagna i sindacati che rappresentano gli operatori di assistenza domiciliare hanno affermato che molti dei loro membri sono stati privati di dispositivi di protezione individuale o incapaci di ottenerli quando necessario e che nelle case di cura non avevano ancora ricevuto gli operatori spedizioni di equipaggiamento protettivo di base promesso dal governo inglese alla fine della scorsa settimana, qui sempre del relativo al mese di aprile. Situazioni, come avrete potuto immaginare, molto simili a quanto successo in Italia e su cui ora sta indagando appunto l'autorità giudiziaria. Di tutto questo comunque ne parlerò più avanti nel corso del video. Rimanendo sempre a livello europeo, c'è da ricordare anche la nota dell'OMS per l'Europa relativa alle strutture di cura. La nota è questa qua, eccola, metto anche questa nei commenti. In questa nota c'è scritto, dice l'OMS che in Europa la metà dei morti da Covid è avvenuta nelle RSA. Secondo le stime europee, fino alla metà dei decessi avvenuti per Covid si è registrata in questi luoghi, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa. Ugualmente preoccupante, continua la nota, è il modo in cui operano tali strutture di cura, il modo in cui i pazienti ricevono assistenza che sta fornendo percorsi per la diffusione del virus. Ecco, detto questo, uno si chiede, ma quando è nato questo modello sanitario, cioè di affidare alle case di cura private i propri cari, la gestione dei propri, l'assistenza dei propri cari? Bisogna tornare sempre in Gran Bretagna, indietro di 30 anni circa, all'epoca del governo Thatcher, di Margaret Thatcher. Quegli anni infatti che si avvia una riforma neoliberale ai principi dello Stato sociale, che riguarda anche la sanità pubblica. È spiegato molto bene in questo libro di Bauman, Consumo dunque sono. Adesso leggo alcuni passaggi con voi. In questo libro Bauman spiega che in Gran Bretagna l'attacco neoliberale ai principi dello Stato sociale è stato venduto alla nazione da Margaret Thatcher attraverso slogan come «Voglio un medico scelto da me nel momento scelto da me». Poi sempre Bauman continua che sempre in quegli anni la politica prende la strada di dare in appalto un numero sempre più maggiore di funzioni gestite dal pubblico. Questo è un libro molto interessante che consiglio di leggere. Ho preso anche un articolo, a parte il libro di Bauman, un articolo del 1989, un articolo di Repubblica, e questo dice che In Inghilterra, in Gran Bretagna, crolla un mito, in Inghilterra la sanità diventa industria. Leggo alcuni passaggi. La riforma di Margaret Thatcher prevede
che gli ospedali prevede di trasformare gli ospedali in aziende private. Poi l'articolo dice sempre che il sistema sanitario inglese e quello italiano sono molto simili come assistenza universale e quindi questa riforma di Margaret Thatcher prende poi piede e dibattito anche in Italia. Quindi è sul finire proprio degli anni Ottanta che si avviano queste politiche di privatizzazione sanitaria anche nel nostro paese, di dare cioè alcune funzioni date in appalto al privato. Dopo questa premessa passo ora alla situazione italiana. Ho ancora 10 minuti circa. Come avrete avuto modo di sentire, in Italia diverse strutture di assistenza per anziani si sarebbero verificate diverse e presunte irregolarità. Sono circa 690 le ispezioni effettuate al 30 aprile dal nucleo antisofisticazione dei carabinieri in tutta Italia riguardo anche le morti sospette da Covid. Secondo l'osservatorio dell'Istituto Superiore di Sanità, da febbraio i morti nelle strutture assistenziali per anziani sarebbero stati tra 6.000 e 7.000 casi, dovuti soprattutto alla carenza di dispositivi di protezione fra personale e ospiti. Carenza di dispositivi che avrebbe favorito la diffusione del contagio, ma anche per la mancanza di percorsi dedicati ai pazienti Covid positivi. Molte analogie, come avete potuto sentire, con quanto avvenuto in Inghilterra. Tutto questo ha sollevato il coperchio su un mondo per troppi anni dimenticato o ignorato, quello dell'assistenza agli anziani, appunto. Il pubblico cosa succede in questo campo? Mette in convenzione o affida in gestione al privato le strutture di assistenza. Ma il coronavirus ha fatto emergere tutte le criticità di questo modello. Più che altro, nel breve termine, il pubblico, da questo, mettendo in gestione alcune funzioni, risparmia, però a lungo termine questo risparmio si rivela fittizio perché a lungo termine questo diventa un business soprattutto per il privato. In questo settore, infatti, quello dell'assistenza per anziani, lavorano e sono attivi oltre alle piccole società anche grandi gruppi privati, multinazionali, assicurazioni e la finanza. Faccio alcuni dati relativi al quadro italiano. Un'associazione di settore che raggruppa solo una parte degli operatori privati con 300 strutture nel 2018, 300 strutture in Italia, nel 2018 ha fatturato 7,9 miliardi di euro, una cifra molto importante. In questo mercato lavorano grandi gruppi e multinazionali, con interesse, va detto, anche nell'editoria italiana. Poi c'è anche da dire che le residenze sanitarie assistenziali sono una gallina dalle uova d'oro per questo settore, cioè sono un affare poco rischioso da una parte e molto redditizio per chi opera in questo campo. Il pubblico ha incoraggiato gli operatori privati attraverso il sistema di accreditamento o dando in gestione delle strutture. Ma cosa succede anche qui a livello pratico? Che in questo modo si bloccano le politiche pubbliche per molti anni in questo settore. Faccio un esempio pratico. Magari c'è un'amministrazione pubblica che affida in gestione per 30 anni una struttura di assistenza per anziani e poi l'amministrazione per 30 anni avrà molte difficoltà ad attuare politiche alternative a questo meccanismo pubblico-privato. E quindi ecco, è un argomento che deve essere discusso dalla politica. Bene, chiudo questo argomento per passare all'assistenza domiciliare per anziani, che è l'altro lato della stessa medaglia. Il capitolo assistenza domiciliare, in alcuni numeri, le famiglie normali che non riescono ad accedere all'assistenza pubblica o ai sussidi devono rivolgersi al privato. Per lo Stato, con il badantato a carico dei privati, il risparmio per le casse pubbliche è di circa 6,7 miliardi di euro. L'assistenza per le famiglie rischia di trasformarsi in un vero e proprio incubo, oltre a diventare un fattore di rischio di impoverimento. Le famiglie si trovano quindi costrette, per far fronte alle spese nelle strutture
per anziani o anche rivolgendosi a un assistente familiare, le famiglie si trovano costrette ad intaccare i propri risparmi di una vita, le proprietà immobiliari, o a indebitarsi per far fronte ai costi dell'assistenza che gravano quasi interamente sui bilanci familiari. Le famiglie con anziani non autosufficienti rischiano di entrare in difficoltà o di non poter sostenere i costi del badantato o delle strutture private, oppure devono farsi carico personalmente della cura di un familiare anziano o non più autosufficiente. Quindi c'è un carico che va sulle famiglie. Però c'è anche un altro aspetto, che è quello dei lavoratori. Chi arriva in casa? Chi arriva ad assistere i propri cari? Sempre più spesso le famiglie in questo campo finiscono col rivolgersi al privato o al passaparola, col rischio di non avere nessuna garanzia sulla professionalità di chi andrà ad assistere i propri anziani in casa. C'è una bassa qualificazione professionale, gli assistenti familiari non devono sostenere esami, scuole, certificazioni, e spesso chi fa questo lavoro non parla neanche la lingua dell'assistito. Queste persone svolgono a tutti gli effetti un lavoro infermieristico a contatto con persone non autosufficienti o affette da malattie degenerative. Una formazione specifica sarebbe utile sia agli assistiti che agli operatori. In alcune città italiane esiste un registro degli assistenti familiari che raccoglie i nomi di chi fa assistenza agli anziani, garantendo a questo scopo anche una formazione specifica che va a vantaggio anche delle famiglie. I lavoratori domestici poi ufficialmente in Italia sono oltre 860.000, ma la stima è di circa 2 milioni di persone. Il dato però è in costante crescita e si stima che per il 2030 il fabbisogno aggiuntivo complessivo aumenterà di circa 500.000 unità. Ecco, ci sono però delle ricadute sui lavoratori, su chi lavora in questo campo. L'Italia è infatti la destinazione principale per le lavoratrici domestiche, oltre ad essere il principale paese al mondo per questo tipo di immigrazione economica. I paesi di provenienza sono Ucraina, Romania, la Siria, Filippine, paesi del Sud America. C'è anche un altro aspetto che riguarda una sindrome, la sindrome Italia chiamata. È un quadro psicopatologico con depressione e ansia che colpisce le donne costrette per motivi economici a vivere in realtà diverse dalle loro e ad accudire anziani non autosufficienti per molte ore al giorno. Un sistema questo soggetto però a molte irregolarità. Diverse indagini delle forze dell'ordine hanno portato alla luce numerosi casi in tutta Italia di truffe, di lavoro nero, di caporalato internazionale, di evasione fiscale, di evasione dei contributi INPS e INAIL, immigrazione clandestina, intermediazione illecita di manodopera. Ecco, questo è l'aspetto più discusso che c'è dietro anche proprio l'assistenza domiciliare. Tutto il mondo che si muove dietro l'assistenza e queste persone che svolgono assistenza, un mondo che è senza scrupoli anche. In conclusione, come avrete visto, l'assistenza anziani non può essere un settore sempre più regolato o gestito dal privato o dal settore profit. L'emergenza del coronavirus ha fatto emergere tutte le criticità di questo modello, ma aspetta alla politica capire qual è l'interesse pubblico. Se l'interesse pubblico è quello di continuare a dare in gestione al privato, di affidarsi al privato per la gestione dell'assistenza per anziani o l'assistenza dei propri cari, o di mettere sotto il cappello pubblico questo settore. Quindi io sono arrivato alla fine di questo video, spero di aver fornito diversi spunti di riflessione e di approfondimento su un argomento molto complesso. Grazie per aver visto questo video.